Se il Signore ci dice di non giudicare, significa che Lui non ci ha giudicato. E questa è la grande notizia con la quale il Signore oggi ci accoglie in questa nuova settimana. Il verbo greco giudicare significa vagliare, come passare al vaglio. È molto legato anche a quello che poi dice, no? Sulla misura. Noi, normalmente, quello che facciamo è vagliare. Giudicare significa fare proprio, capito, come dice Papa Francesco, spellare la cipolla, guardare fino nei più piccoli angoli della vita di una persona. E quante volte noi ci fissiamo, per esempio, su quello o quell'altro, su tua moglie, su tuo marito, su quel fratello, su quella, e non riesci più a sopportare nulla, ma proprio nulla di lui, non qualcosa, proprio non riesci più a sopportare nulla, non accetti nulla dell'altro. C'è lì come una follia che ci prende, è una patologia, eh? La gente ci sta male, molti di noi stiamo male perché non possiamo far altro che pensare a quello che ha fatto, a come educa i figli, a come spende i soldi, a come stende i panni sul balcone, non so quante suocere stanno lì a vagliare, cioè a giudicare tutto quello che fa la nuora, o viceversa. Tu ed io, un prete, mamma mia, i preti sono dei giudicatori implacabili dei loro parrocchiani, delle persone, ed è un esercizio tipico di chi giudica male se stesso. Il Vangelo di oggi non è un moralismo, è semplicemente una buona, buonissima, bellissima notizia per tutti noi. Abbiamo una trave, e questa trave ci pesa così tanto che desideriamo non pensarci. Ci disprezziamo per la trave che abbiamo. Cioè ci disprezziamo perché la trave ci fa pensare subito a quella sulla quale abbiamo inchiodato il nostro Signore Gesù Cristo, i nostri peccati. Ma se non abbiamo conosciuto l'amore vero di Gesù Cristo, cioè che su quella trave che abbiamo davanti ai nostri occhi, che è la trave di tutti i nostri peccati, su quella sono scritti tutti i nostri peccati, uno dopo l'altro, e Cristo ha messo lì il suo corpo, Cristo ha lasciato che il suo corpo, la sua carne, fosse inchiodata lì sopra, è stato come le api attirate dal miele, si è quasi buttato, fratelli, dentro su questa trave. Ma se tu ed io, per l'inganno del demonio, non vediamo il corpo di Cristo disteso su questa trave, allora ci disprezzeremo, allora non potremo sopportare nulla di noi. E siccome non sopportare nulla di noi suppone il suicidio, allora cominciamo a vagliare tutte le pagliuzze che stanno negli occhi del fratello, cioè tutto quello che noi riteniamo impedisca al fratello, che cosa? Non di vedere l'amore di Dio, di vedere la nostra divinità, la nostra capacità, la nostra bravura, i nostri sforzi per farci amare. Quanti sforzi ho fatto, non ti rendi conto che mi sto sacrificando per te, e tu niente, anzi, addirittura mi disprezzi la cena, non ti rendi conto che sono anni che io lavo i tuoi pantaloni, le tue mutande, i tuoi calzini, li stiro, e per te tutto normale, cioè ti trovi le cose stirate, le cose pulite, e in più non solo non mi dici grazie, non solo non apprezzi il mio lavoro, ma mi giudichi, cioè non mi giudichi secondo i miei meriti, hai delle pagliuzze, che secondo noi sono travi, che impediscono agli altri di riconoscere i nostri meriti. E questo è un cortocircuito patologico, questa è una schizofrenia profonda, perché noi, nel fondo, riconosciamo la nostra incapacità, sappiamo che siamo così deboli, così fragili, così incapaci di amare, che lo vogliamo dimenticare. Il demonio è così abile ad alienarci, a spingerci nell'alienazione, che noi ci cadiamo proprio come pere cotte, perché è chiaro cosa fa il demonio, sempre. Il suo mestiere è uno solo, nasconderti l'amore di Dio, quindi nasconderti la trave, perché per nasconderti l'amore di Dio, il demonio deve nascondere i tuoi peccati, perché se no non si capisce l'amore. L'amore di Dio, vero, autentico, è l'amore al peccatore, alla pecora perduta, è la misericordia, ma per dimenticare, per occultarci questo vero e unico, autentico amore di Dio, ci deve occultare i peccati. Capite qual è il gioco sporco del demonio? E per farlo, ovviamente, ti induce a credere che tu sei Dio e che Dio non riconosce la tua divinità e che Dio non ti ama. Ma se tu sei Dio, ancora no, va subito a Dama il demonio. Gli altri devono riconoscerti come Dio. E siccome non ti riconoscono come Dio, oddio, qui non mi ama nessuno. Gli altri non ci riconoscono perché non lo siamo. Allora il nostro passatempo, che diventa spesso patologia, è quello di fissare la pagliuzza che ha l'altro nell'occhio, che gli impedisce di vedere in noi l'ideale di persona, l'ideale di fidanzato, l'ideale di fidanzata, l'ideale di marito, l'ideale di moglie. Insomma, è un gioco perverso, terribile, nel quale noi cadiamo come gli insetti nelle tele tese dai ragni.
Sì, ci siamo tutti dentro, fratello. La parola di oggi ci annuncia questo, ci rivela questo e ci dice: ma perché? Perché stai in questa ragnatela di giudizi? Dove tu stai passi al vaglio ogni parola, ogni pensiero, ogni gesto dell'altro? Perché stai soltanto cercando nell'altro quello che non fa di te il centro della sua vita? Perché? Guarda che Gesù ha dato la sua vita per te. Guarda che su quella trave lui ha messo la sua vita. Lui ha offerto il suo sangue per te. Su quella trave che hai nell'occhio, che hai davanti all'occhio, è colato il sangue di Cristo che ha cancellato uno ad uno i tuoi peccati. Lui non ti ha giudicato, non ha passato al vaglio ogni tuo gesto. Lui sapeva e sa perché tu stai soffrendo, perché tu pecchi. Sa che sei uno schiavo, sa che non hai vita eterna dentro, sa che il demonio ti ha fregato, ti ha ingannato. Per questo è sceso nella tua vita e si è lasciato crocifiggere proprio laddove tu sei più cieco, proprio laddove tu sei più alienato. Come ha misurato Gesù Cristo? Con amore infinito, senza misura. Ha dato la sua vita per te, senza misura, smisuratamente. Dice San Paolo, per il troppo amore, la traduzione esatta della lettera agli Efesini, il passo della lettera agli Efesini è: Dio ci ha tanto amato. No, Dio ci ha troppo amato. Dio ci ha amato troppo, troppo. Non c'era una misura, non era giusto. Non era giusto agli occhi degli uomini amarci così, e ci ha amato così. Allora, chi sperimenta questo e come e dove lo sperimenti? Lo abbiamo visto, lo vediamo. Nella comunità cristiana, quando ti viene predicata la parola che ti annuncia l'amore di Dio, e quando tu lo puoi sperimentare con una confessione, con una liturgia, allora è tolto dal tuo cuore il veleno che ti obbliga a guardare la pagliuzza negli occhi degli altri. Perché? Perché ti disprezzi, perché non ti ami, perché Dio non ti ama. Se tu conosci l'amore di Dio, tutto cambia completamente, ma proprio radicalmente. Gesù Cristo ha dato la vita per te. Dio ti ama, tranquillo, pace a te, pace a te, non ti ha giudicato, ti ha amato, ti ha amato. Allora, se nella Chiesa, che è l'anticipo del Regno di Dio, dicono delle misure che in terra neanche si conoscono, che nel mondo neanche si conoscono, occhio per occhio, dente per dente, cioè quella è la misura del mondo, invece nel Regno di Dio, che è l'anticipo del Cielo, che è la Chiesa, non c'è una misura, perché noi siamo amati smisuratamente, siamo amati sempre, senza condizioni, amati. Certamente, perché questo amore arrivi a te e a me, è necessario un cuore contrito e umiliato, e un cuore che, illuminato dalla parola, riconosca i propri peccati. Per questo l'opera dello Spirito Santo, l'opera della predicazione, l'opera della parola, l'opera della luce della parola, è quella di illuminarti sui tuoi peccati, quelli che il demonio ti occulta. La parola, questa è la mia esperienza, fratelli carissimi, nella Chiesa, non è l'altro che mi sta facendo del male, è il mio cuore malvagio che non accetta l'altro così com'è, che ha rancore, odio, violenza, che mente, pieno di concupiscenza. I tuoi peccati illuminati uno dopo l'altro, ma accanto al peccato c'è il sangue di Cristo. Su quel peccato, scritto sulla tavola, su questa trave, c'è il sangue di Cristo che lo cancella per sempre. Allora, se hai questa esperienza, cioè che di fronte ai tuoi peccati l'amore è stato smisurato, infinito, un amore infinito, costante, tardo, gelosissimo di te, se questo tu hai sperimentato nella Chiesa, allora la tua misura si allarga, si estende anch'essa all'infinito, molto al di là della carne, molto al di là del dare e avere, molto al di là di tutte le misure con cui misuriamo le nostre relazioni, quelle che poi ci portano a vedere la pagliuzza nell'altro, perché è chiaro, io ho fatto tanto, ma tu non mi dai niente in cambio, tu non ti rendi conto quello che io ho fatto per te, e quindi ti giudico. Mentre la parola ci illumina che anche la maggior parte degli sforzi, del modo nostro di amare, è pura carne, è puro modo di legare gli altri a noi, proprio perché gli altri si rendano conto della nostra divinità, della nostra presunta impeccabilità, della nostra presunta giustizia. Nella Chiesa invece comprendiamo che proprio tutto quello che facciamo è macchiato da un vizio, è macchiato da una malizia, è macchiato, l'aveva capito Teresina di Lisieux, l'aveva capito perfettamente, ma tutto di noi è amato dal Signore. Allora, nella Chiesa noi possiamo sperimentare che quello che, con la luce della parola, soprattutto con la luce dello Spirito Santo, che siamo dei peccatori, riconoscerlo umilmente per riconoscere l'amore di Dio nella nostra vita. Questo ci conduce a guardare l'altro in un modo diverso. Impossibile giudicare, impossibile vagliare tutto. Impossibile, anzi, potremmo vedere la pagliuzza del fratello e toglierla, certamente, come è stata tolta a noi. Non vedremo le pagliuzze nel fratello intendendo
la sua incapacità di riconoscerci per quello che siamo, per le nostre capacità, eccetera. No, noi sapremo perfettamente che nel fratello, nell'occhio del fratello, ci sono le pagliuzze e le travi che hanno distrutto anche noi, rendendoci incapaci di vedere l'amore di Dio. Allora sì che potremo allungare la mano crocifissa di Cristo, che ha dato la vita per noi, per togliere anche al fratello ciò che impedisce al fratello di vedere l'amore di Dio, ciò che impedisce al figlio, al marito, alla moglie, non noi al centro, ma Cristo. Cristo crocifisso sulla trave dei nostri peccati. Perché se vediamo i nostri peccati chiari, allora sapremo che siamo gli ultimi. Accetteremo, riconosceremo di essere gli ultimi in ogni posto dove andremo, come aveva sperimentato Sant'Antonio del deserto, monaco, che ha avuto una visione e dice: guarda, c'è in città uno più santo di te. Come? Sant'Antonio, digiuni, ascesi, eppure aveva avuto questa rivelazione che nella città c'era un uomo più santo di lui, più vicino al paradiso di lui, che aveva trovato una via più perfetta per andare al cielo. Va e incontra quel tale cui la visione gli aveva parlato. Ebbene, si avvicina e dice: ma tu che fai? Guarda, io impaglio tutti i giorni le sedie. L'unica cosa che faccio è che mi alzo la mattina e penso di essere l'ultimo di questa città. E vado a letto nella certezza di essere l'ultimo di questa città, quello che entrerà più difficilmente nel regno dei cieli. Per questo, col mio cuore contrito, passo il mio giorno pregando: abbi pietà di me, Signore Gesù, figlio di Davide. Abbi pietà di me, Signore Gesù, figlio di Davide. Ecco, questa è la santità. Questa è la via che soltanto chi ha illuminata la propria vita e può pregare, può, mettendosi al posto che gli compete, l'ultimo, dal quale non puoi giudicare nessuno, ma nel quale non sei giudicato da Dio, perché è il posto che ha preso Cristo per salvarti, per mostrarti e consegnarti il suo amore.